un programma che prevede il rilancio del paese. E poi anche le alleanze, e già ve ne annuncio una che tutti voi sapete, è quella con Centro Democratico di Bruno Tabacci, che è qui con noi e che saluto calorosamente. Grazie Bruno, lo sentiremo poi. Ecco. Per fare tutto questo si alterneranno qui sul palco gli amici relatori, concluderemo i lavori con Bruno Tabacci e Luigi Di Maio e soprattutto avremo la possibilità di vedere in anteprima quello che sarà il simbolo di impegno civico. Io l'ho già visto e vi assicuro che è veramente molto molto bello. Allora, non vi nascondo la grande emozione di essere qui con voi, per me si tratta un po' di una sorta di ritorno a casa. Come sapete, un anno e mezzo fa avevo lasciato il Movimento 5 Stelle e nel lasciare il Movimento 5 Stelle avevo detto: lascio un movimento che ha perduto la sua anima. Ecco, io quell'anima l'ho ritrovata in questa iniziativa di Luigi Di Maio, quando mi ha proposto di entrare a far parte di questa nuova formazione politica, e soprattutto ho riscoperto quei valori fondanti che portavamo avanti all'inizio della nostra esperienza politica 4 anni fa, con una caratteristica particolare: letti in chiave propositivo, positivo, costruttivo. E questo è, diciamo, sarà lo stile di impegno civico. Impegno civico, come sapete, è stato citato anche da Papa Francesco nel suo recente viaggio in Canada, parlando della politica italiana. Impegno civico che vuole essere una grande forza riformista con grande attenzione alla, diciamo così, all'ecologia, all'ambiente e anche alla transizione digitale. Allora, è arrivato il momento di dare la parola ai nostri relatori. Inizierei con Vincenzo Spadafora, che invito a salire qui sul palco. Nei governi di questa legislatura, adesso il coordinatore politico di Impegno Civico. Come siamo arrivati a questo risultato? Che percorso abbiamo fatto e cosa ci aspetta davanti a noi? Grazie Emilio, grazie, buongiorno a tutti quanti voi. Ci siamo arrivati avendo fatto già una scelta molto importante. Noi quella scelta, con coraggio, tutti insieme l'abbiamo fatta il 21 giugno e quindi io innanzitutto volevo davvero ringraziare tutti i deputati, i senatori, le deputate, le senatrici, che quella scelta, scegliere da che parte stare, l'hanno già fatta e l'hanno fatta in tempi non sospetti, l'hanno fatta con una consapevolezza forte, piena, non l'hanno fatta adesso per comodità. È una nuova sfida, avevi ragione Emilio, è molto emozionante, devo dire. Infatti cercavo fino a stamattina di convincere di non farmi parlare, di non farmi aprire, diciamo, questa mattinata, perché è emozionante anche per me, che ho fatto dell'impegno civico un percorso di tutta la mia vita e quindi mi sono ritrovato tante volte davanti a tante persone a parlare di impegno civico. È una sfida la nostra, che però ha radici lontane, perché ha radici che partono dal movimento del quale abbiamo fatto tutti quanti parte, ha radici anche nei traguardi, nei successi che abbiamo portato avanti tutti quanti insieme. Noi vogliamo proprio ripartire da quei successi, da quei traguardi, perché oggi, devo dire anche un po' maldestramente, quei successi e quei traguardi vengono rivendicati da chi probabilmente di quella storia non ha mai davvero fatto parte e che oggi in qualche modo evidenzia quello che è stato invece un percorso collettivo di grandi sacrifici, di grande passione, che vede in molte delle persone, in tutte le persone proprio che sono qui oggi e che hanno condiviso quella scelta il 21 giugno, i veri protagonisti. Ma è stato anche un percorso, lo abbiamo ammesso tante volte, lo ha ammesso lo stesso Luigi Di Maio, di errori, di sottovalutazioni, di analisi a volte forse sbagliate, e oggi noi ripartiamo proprio da quella consapevolezza e siamo sicuri che il nostro impegno civico per la prossima campagna elettorale rappresenti un valore, perché rappresenta un valore l'esperienza che abbiamo acquisito in questi anni, perché rappresenta un valore proprio la conoscenza dei meccanismi e degli strumenti per governare. E questo, guardate, è un valore enorme che sarà fondamentale nei prossimi mesi per affrontare le sfide che ci aspettano, cioè sapere come si fa, sapere come si guida, sapere come si gestisce un governo, come si gestisce un paese.
E poi il valore dell'unità, del mettere insieme, perché è esattamente quello che noi stiamo facendo da settimane e continuiamo a fare. Certo, mi rendo conto che per degli scissionisti parlare di unità può sembrare un arduo, però in realtà è proprio quello che stiamo facendo e che faremo anche dopo il 25 settembre, perché questo lo dirà dopo Luigi Di Maio, ma la cosa importante secondo me di questo progetto, Emilio, è proprio il fatto che è un progetto che vuole continuare negli anni, che ha una sua prospettiva molto forte, e quindi tutti quelli che si uniranno a noi sanno che c'è una continuità assicurata dall'impegno di ciascuno di noi. Oggi però è il tempo delle scelte, è il tempo di dichiarare da che parte stare, e come vi dicevo noi l'abbiamo già fatto il 21 giugno scorso. Io voglio aprire questa conferenza stampa con un'unica riflessione, perché poi siamo tutti qui per ascoltare Luigi Di Maio, Bruno Tabacci, ma una riflessione la voglio fare su un tema che mi sta molto a cuore, ma che credo davvero che sia a cuore anche a tutti i colleghi, gli amici con i quali condividiamo questa avventura. Nel dibattito politico di questi giorni, ancora stamattina una autorevole sondaggista ci ricordano in tanti che non dobbiamo basare questa campagna elettorale sulla paura della destra al governo. Rievocare questa paura non è un tema che interessa particolarmente gli italiani, che sono giustamente più interessati a sapere che cosa sarà della loro vita, della loro quotidianità, dei temi, del loro futuro. Io sono d'accordo, ovviamente, però credo anche che le due cose vadano viste in un'ottica anche insieme, nel senso che il problema non è tra la destra e noi, il problema è di due diverse visioni di società e di futuro che noi proponiamo. Quello che noi dovremo essere in grado di fare nelle prossime settimane è proprio raccontare la nostra visione, la nostra idea di società, che è esattamente opposta a quella dei partiti che oggi rappresentano la destra nel nostro paese, e soprattutto lo è diversa sui temi dei diritti. Attenzione, non parlo dei diritti come sempre comunemente viene inteso quando si accenna a questo tema, di comunità, di gruppi ristretti, dei diritti delle conquiste delle donne, di diritti comunque fondamentali, e basterebbe mettere in discussione quelli per motivare una mobilitazione enorme della società civile italiana. Ma io non sto parlando neanche di questi diritti individuali fondamentali, e io diciamo l'ho testimoniato anche con la mia vita, col mio percorso, col mio coming out, ma io parlo dei diritti collettivi, dei diritti di una società, perché nulla più della guerra che stiamo vivendo ci ha dimostrato che a essere compromessi da quella visione, da quell'ambiguità dei partiti come la Lega e Fratelli d'Italia, è un'idea di società basata sui diritti collettivi, dei diritti di tutti, perché questa guerra ha messo e ha compromesso i diritti delle nostre aziende, i diritti delle nostre imprese, degli imprenditori, delle nostre famiglie, dei ragazzi. E allora non è un problema di destra sì o destra no, ma è un problema di quello che rappresenta la visione di società e di futuro. Ecco perché noi abbiamo fatto questa scelta, e lo dobbiamo soprattutto ai tanti giovani, a Federica che parlerà dopo, ma anche ai tanti ragazzi, anche ai giovani dei nostri territori, che credono davvero di non dover fare passi indietro su una visione di una società che sia invece aperta, libera e democratica davvero. Questo ci distinguerà da loro, e su questo, con la passione che la politica merita e con la capacità di emozionarci che abbiamo ancora, e lo si vede anche dal tono della mia voce, noi andremo avanti nei prossimi anni con il nostro impegno civico. Grazie. Grazie a Vincenzo per la sua testimonianza. Io chiamerei qui sul palco adesso Laura Castelli, eccoci, per la quale vi chiedo un applauso. Ciao Laura. Allora, Laura, come sapete, è stata vice ministro dell'economia in questa legislatura e ha sempre portato avanti, e questo mi è sempre piaciuto di Laura, un concetto di economia dalla parte del cittadino. Una sorta di economia etica, una sorta di economia sociale. Ecco, intendiamo portarla avanti anche con l'impegno civico? Grazie Emilio, grazie a tutti voi. Sì, questo termine economia oggi è il centro di tutti, di tutto, e lo è per tutti. L'economia ormai è sempre più globale, non ha più confini territoriali. Oggi l'80% della legislazione viene fatta perché nasce da accordi tra stati, da direttive europee,
E anche le risorse ormai sono tantissime quelle che arrivano da scelte europee. Pensiamo a in questi anni il Green New Deal, il PNRR stesso, Sure, che ha permesso alle persone di non tornare a casa durante il Covid e quindi non rimanere disoccupato. Abbiamo tenuto con questo l'occupazione alta in questo paese. E tutta la finanza, tutta questa finanza è finanza d'impatto. Che significa? Significa che spendi se raggiungi degli obiettivi. Ecco, questo è un concetto che noi abbiamo nel cuore, gli obiettivi e i risultati. Questo è il modello economico, il modello di economia sociale che prima citava Carelli, che vogliamo. L'economia sociale incarna pienamente quel modello che oggi è l'unico conosciuto dalle nuove generazioni. Le nuove generazioni questo concetto ce l'hanno bene chiaro. Cosa vuoi fare? E se lo ottieni puoi usufruirne. Proprio loro, proprio i giovani, sanno che l'impatto sociale anche è quello che ha più moltiplicatore, quello che produce più crescita, quello che produce più stimolo, quello che produce più produzione, produttività. Questo modello è centrale anche per l'Europa, che dell'economia sociale ha fatto un ecosistema industriale, un sistema che non è prescindibile da tutta l'economia. Noi, le persone che siamo qui, lo abbiamo fatto tutti noi con i colleghi, l'ho fatto io al Ministero dell'Economia e delle Finanze, di questo tema abbiamo fatto veramente la nostra luce. Come? Superando la spesa storica negli enti locali, una cosa tecnica ma molto importante, e attribuendo le risorse giuste ai comuni. Questo impegno civico che abbiamo messo oggi permette di abbattere le disuguaglianze sociali nei comuni. Faccio un esempio. Un comune come Reggio Calabria prima aveva circa 78 euro a persona per i suoi servizi, da oggi ne ha più di 103. Che significa? Gli stessi livelli di Reggio Emilia. Quindi di nuovo un tema di diritti, un tema di equità, un tema di poter dare le cose che davvero servono. Questo passaggio dicevano tutti che era impossibile. Questo criterio ha permesso anziani, i bambini con gli asili nido, la disabilità, di ritornare al centro e poterlo fare dando delle risposte. E queste sono le risposte che noi vogliamo. Noi questo vogliamo continuare a fare non solo per i comuni dove l'abbiamo già fatto, ma anche per le regioni, penso ai livelli essenziali di prestazioni, tutti quei criteri che oggi ci permettono di avvicinare le disuguaglianze, ma anche direttamente con la spesa dello Stato. Io ci credo fortemente, mi dicevano che era impossibile, invece è stato possibile e l'abbiamo fatto. Chiudo veramente ringraziando tutti i sindaci, gli amministratori locali che in questi anni mi hanno fornito un sacco di idee, mi hanno permesso di fare riforme, anche queste che tutti dicevano che erano impossibili e che mi hanno incoraggiato. Io questo percorso lo abbraccio non solo perché credo alle persone che lo hanno stimolato, ma perché credo veramente che l'impegno civico sia quello che ci batte nel cuore, che è quello che tutte le mattine ci fa alzare e ci fa dire ecco che cosa dobbiamo mettere nella nostra vita perché non sia perduta, ma che abbia veramente un obiettivo. E qui con un tema difficile come l'economia si può fare rimanendo nel cuore delle persone e dando a tutti delle grandi opportunità. Grazie mille. Grazie Laura per questa bellissima testimonianza. Vi dicevo all'inizio che Impegno Civico ha già fatto un'alleanza, quella con Centro Democratico di Bruno Tabacci. Allora inviterei a salire qui sul palco Carlo Romano, che invito a salire qui sul palco. Eccoci. Allora, Carlo Romano è un avvocato e giornalista, ha un'esperienza ventennale nelle istituzioni, perché è stato nella Commissione Bicamerale Antimafia, è stato nel Consiglio Superiore della Magistratura, si è occupato di attività produttive, di semplificazione e ora di coordinamento delle politiche economiche dell'attuale governo Draghi, quindi un ruolo molto delicato e importante. E proprio di questo vorrei che lei ci parlasse, perché l'Italia in quest'ultimo semestre ha registrato una crescita senza precedenti che ci ha fatto diventare da fanalino di coda, come eravamo spesso negli ultimi anni, a quasi locomotiva trainante, battendo addirittura la Germania. Ecco, come è potuto accadere questo e come pensiamo di mantenere anche questo primato? Grazie, la domanda è centrale, credo, e riguarda esattamente quello che andremo a fare da qui al 25 settembre e soprattutto il 25 settembre. Noi è uscito proprio in questi dati, non ha avuto neanche in questi giorni il dato, non ha avuto neanche secondo me il rilievo che meritava. L'Italia sta crescendo nonostante una guerra, un'inflazione fortissima che riguarda tutto il mondo, nonostante diciamo una situazione pandemica che ancora purtroppo non si è risolta, a livelli di
pochissimi paesi al mondo, capofila nel mondo, molto più della Germania che si è impiantata, molto più degli Stati Uniti, quindi siamo un paese in questo momento trainante e invito tutti a ripensare agli ultimi 25 anni, io la prima volta che ho votato erano i primi anni 90, da allora, sarà un caso, io lo faccio sempre comunque diciamo coincidere con la discesa in campo di Berlusconi, l'Italia è diventata il paese fanalino di coda della crescita. Regolarmente in Europa noi siamo stati gli ultimi, abbiamo perso terreno. Ora, nell'ultimo anno e mezzo, l'anno scorso qualcuno poteva anche giocare dicendo ma è stato un rimbalzo tecnico dopo il crollo del Covid, ma quest'anno, mentre gli altri nostri partner vanno tutti molto più piano, noi, oltre ogni previsione, perfino oltre le previsioni del DEF, del governo, noi stiamo crescendo molto di più. Allora qui vi invito tutti a una riflessione. Chi c'era, chi ha governato nei 25 anni precedenti, prima di quest'anno e mezzo? Condivido molto il discorso che faceva prima Vincenzo. In questi 25 anni la gran parte dei governi sono stati governi di centrodestra. Sono stati governi che hanno bloccato l'economia con protagonisti che non sono diversi da quelli di adesso. Perché se prendiamo il punto più basso, che era il 2011, quando l'Italia ha rischiato seriamente il default, avevamo lo spread a 575, default non è una parola tecnica, default vuol dire non pagare più pensioni e stipendi e chiudere gli ospedali. Allora in quell'anno il governo era il governo di Silvio Berlusconi, uno dei suoi ministri era Giorgia Meloni, era assente, ma di suo è sempre assente, Salvini, perché era europarlamentare con un numero di presenze tra i più bassi in assoluto. Ma al governo c'era la Lega, c'erano tutti e sono ancora loro, stanno facendo le stesse proposte di allora. Allora io credo che noi abbiamo un impegno civico nei confronti nostri, che è anche un dovere morale, ma anche nei confronti dei cittadini. Penso a tutti quei sindaci che in questi giorni, prima della caduta del governo provocata proprio da questi, perché non sono stati altri a provocarlo, c'è stato Conte che ha fatto la miccia e loro ci si sono subito aggregati. Allora io penso che appunto il nostro impegno civico sia quello di coinvolgere tutti i cittadini, facendo capire che il 25 di settembre, lo diceva oggi Bruno Tabacci in un'intervista al Corriere della Sera, è una partita senza ritorno. O si sceglie di continuare sulle politiche del governo Draghi, e noi abbiamo la fortuna di avere qui due rappresentanti di quello che in qualche modo è stata il core business delle politiche del governo Draghi, perché un pilastro sono stati gli esteri, è inutile che ce lo raccontiamo, senza gli esteri e senza la credibilità, diciamo, che il paese si è conquistato in quest'anno e mezzo, noi non saremmo andati da nessuna parte, e l'altra sono le politiche economiche e come sapete Tabacci è sottosegretario al coordinamento delle politiche economiche. Quindi noi abbiamo, diciamo, la possibilità di raccontare agli italiani quello che è stato fatto in quest'anno e mezzo andando a testa alta e chiedendo loro di scegliere se vogliono continuare su quel percorso o se vogliono riprendere il percorso degli ultimi 25 anni con le stesse facce che si girano alle stesse poltrone l'uno con l'altro. Grazie. Grazie a Carlo Romano, e vorrei invitare qui sul palco un'altra ospite di Centro Democratico, Margherita Rebuffoni, per la quale vi chiedo un applauso, è la segretaria nazionale di Centro Democratico. Ricordo una sua breve biografia per presentarla a tutti noi. Inizia a fare politica con Bruno Tabacci nel 2008, con lui divide la nascita di Centro Democratico, ha partecipato alle primarie di coalizione nel centro-sinistra del 2012, alle elezioni politiche del 2013, tanta politica territoriale al suo attivo a Brescia e poi in tutta la Lombardia. Nel 2019 è stata eletta alla guida della segreteria nazionale del partito di cui Bruno Tabacci è il presidente. Allora Margherita, quale sarà il vostro contributo a impegno civico? Allora, grazie intanto, e sono sollevata di essere arrivata in tempo perché il Frecciarossa ha avuto un'ora di ritardo e sono arrivata ora, in questo momento preciso. Allora, il nostro contributo in impegno civico, intanto impegno civico da oggi, che è il calcio d'inizio di questo nuovo percorso, è il nostro progetto politico condiviso. Qui uniamo le forze, che è sempre, voglio dire, il modo migliore per affrontare le sfide politiche. Uniamo le forze di Centro Democratico, che ha una sua storia, che ha un po', voglio dire, anche riassunto Emilio adesso in questa mia breve presentazione,
e poi Insieme per il futuro, che ha una storia più recente ma che è ben connotata politicamente. Noi ci presentiamo come Impegno Civico, l'hanno già detto prima di me, all'interno del centro-sinistra. Per noi di Centro Democratico è la nostra collocazione naturale, perché siamo nati con le primarie di coalizione del 2012 e da lì non ci siamo mai mossi. Insomma, il nostro perimetro politico è preciso ed è all'interno del centro-sinistra. Io vorrei dire alcune cose riguardo quella alla sfida importante che ci aspetta il 25 di giugno, che è il motivo anche per cui oggi diamo il calcio d'inizio a questa nuova avventura. Il 25 di settembre è un voto inedito, secondo me, è un voto importantissimo, il più importante sicuramente degli ultimi 10 anni, perché ci troviamo per la prima volta a confrontarci, ad avere come avversario non il centrodestra, ma la destra, perché noi siamo stati abituati a un centrodestra comunque guidato da Berlusconi, da Forza Italia, che, per quanto ne possiamo pensare, comunque nell'immaginario rappresentava un po' la forza moderata della coalizione. Oggi invece lo scenario è di tutt'altro avviso. Abbiamo una destra che è guidata da Meloni e Salvini, e questo è per noi un fatto totalmente inedito. Perché è importante questo voto? È importante perché da questo voto discenderanno prima di tutto le alleanze internazionali, perché chi vincerà le elezioni il 25 di settembre sarà quello che poi sarà la forza di governo che andrà a sottoscrivere le alleanze internazionali, e noi sappiamo cosa significa questo. Noi che siamo saldamente ancorati all'Europa e che comunque anche in una fase drammatica come questa della guerra ci siamo con molta chiarezza e con molta determinazione schierati, voglio dire, con l'Europa e contro la potenza che sta invadendo, portandoci nel cuore dell'Europa la guerra. Quindi questo voto lo dobbiamo veramente considerare un passaggio fondamentale. Dopo il 25 di settembre è un voto che cambierà un po' il volto al Paese, ma anche a tutto lo scenario internazionale. E su questo vorrei aggiungere che secondo me e noi con Impegno Civico di questo siamo convinti e determinati, il voto che oggi, ma se guardiamo i sondaggi, ci danno per scontato, non è assolutamente scontato, perché intanto i sondaggisti giustamente fanno il loro mestiere, ma rilevano l'oggi, e noi sappiamo, insomma, chi come me, ma Bruno molto più di me e comunque anche voi che siete qui in platea sanno comunque che gli ultimi giorni del voto i sondaggi cambiano, e anche quando non cambiano è perché magari non rilevano i cambiamenti, perché c'è un voto ai pochi giorni del voto che è quello che poi, voglio dire, cambia gli equilibri e che viene deciso veramente anche sulla base di quella che è stata la campagna elettorale, di quella che è stata la proposta politica delle forze che sono scese in campo. Quindi, partendo da questo presupposto di cui noi siamo assolutamente convinti, che il voto non è scontato e possiamo, e anzi siamo convinti di vincere queste elezioni, la prima cosa da fare è non fare errori. Noi errori di posizionamento non ne abbiamo fatti. In queste ore che sono delicate, in cui guardiamo un po' allo scenario di quello che è il mondo dell'area del centro-sinistra, speriamo che ci sia un sussulto di generosità verso il Paese e anche di responsabilità per tenere unito questo campo, perché chiaramente questo sarebbe il primo errore che regalerebbe o comunque contribuirebbe a regalare alla destra, voglio dire, il Paese. Quindi questa è la prima cosa fondamentale. Dopodiché credo che noi come Impegno Civico, e su questo stiamo lavorando e ci stiamo impegnando veramente in modo civico, così riprendiamo il nostro nome, stiamo lavorando sui contenuti e sui programmi, perché quella fascia di elettori che non è quella che possiamo ricondurre all'appartenenza, perché quella ha una sua appartenenza e possiamo, voglio dire, anche un po' consolidarla come voto, ma la stragrande maggioranza del Paese è quella che deciderà sulla base delle proposte, dei programmi e soprattutto delle risposte alle loro domande, che dovranno essere concrete, perché questo vogliono: risposte concrete, chiare, serie e forti, e questo è quello che noi dovremo dare a questi cittadini a cui andremo a chiedere la loro fiducia, perché il loro voto è un loro voto di fiducia nei nostri confronti. Tutte le forze politiche di una coalizione hanno all'interno comunque di un unico contenitore delle diversità, ed è normale, ci sono anche all'interno dello stesso partito, figuriamoci all'interno di una coalizione, però le diversità si superano e soprattutto, voglio dire, non ci devono essere veti. Insomma, credo che l'unico veto che noi dobbiamo mettere lo dobbiamo mettere alla destra, che deve perdere le elezioni, è l'unico veto che a noi interessa, e quindi su questo ci impegneremo.
Lavoreremo quindi su questa scaletta dei nostri programmi, delle nostre proposte, che saranno serie, non saranno quelle un po' da barzelletta che abbiamo sentito dalla destra in questi giorni. Credo che la gente abbia anche un po' aperto gli occhi, perché quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni e mezzo con la pandemia e ora con la guerra ha cambiato molto anche la percezione, soprattutto ha cambiato la vita di tutti noi, completamente alla stravolta. C'è molta insicurezza, c'è una sensazione di fragilità, di insicurezza che veramente è trasversale nel paese e che chiede queste risposte concrete. Noi dobbiamo essere pronti, ci stiamo lavorando e questa sarà la nostra proposta. Noi abbiamo la nostra scala di priorità, la stiamo un po' approntando, ma credo insomma che sia anche facile da intuire. Cioè, metteremo al centro delle nostre proposte il lavoro, la salute, naturalmente. Credo che questa pandemia ci ha spiegato ben chiaro quanto sia prezioso il sistema sanitario nazionale e che va preservato, potenziato e difeso, perché è stato veramente la salvezza di questi 2 anni e mezzo. Metteremo le disuguaglianze sociali, il supporto comunque strutturale alle categorie più fragili, l'ambiente, la sostenibilità ambientale. Credo che il clima ci stia presentando il conto in questa estate torrida, di chi non ha ancora capito o non ha ancora si è preso coscienza, credo che questa estate la prenderà. E un po' questa la scaletta, ho dimenticato magari le cose più importanti. Chiudo solo adesso e mi congedo da voi, toccando un tema di questa scaletta, che è quello del lavoro, che mi sta particolarmente a cuore, perché dal lavoro a discesa c'è la ripercussione su tutta la vita di tutti noi, nelle famiglie, nel sociale, sul lavoro. Sul lavoro credo che noi stiamo facendo un grande approfondimento e un vero lavoro di proposte programmatiche, perché è impensabile, e questo noi lo diremo come impegno civico ai cittadini, che ci sia questa precarizzazione selvaggia che uccide il futuro dei giovani e anche dei non giovani che escono dal mercato del lavoro, che ci siano dei salari da fame, sono una cosa indecente, inaccettabile, siamo il fanalino di coda sul salario, bisogna intervenire, perché il salario è quello strumento che, se tu non hai comunque un minimo di dignità o la giusta dignità, il minimo di dignità non è giusto, la giusta dignità apre poi la strada allo sfruttamento, che è sotto gli occhi di tutti, è una cosa che vediamo sotto gli occhi di tutti, e soprattutto va a toccare il lavoro femminile, perché tutto quello che è drammaticamente, diciamo, del lavoro, il lavoro femminile è colpito ancora di più, e quindi è importantissimo tutto questo. E ultimo, che è il tema che per me è carissimo, della sicurezza sul lavoro. Siamo un paese dove muoiono 3 persone al giorno sul lavoro, è una cosa inaccettabile, è una ferita aperta nel cuore del paese. Credo su questi temi noi, voglio dire, presenteremo le nostre proposte e avremo la risposta dei cittadini. Vi ringrazio tutti. Grazie a Margherita Rebuffoni per l'esperienza, l'entusiasmo e la passione che ha saputo trasmetterci. Allora, prima di dare la parola alla prossima relatrice, vorrei rivolgere un saluto affettuoso e anche molto sentito a quella che considero un esponente importante di impegno civico. Parlo di Lucia Azzolina, che è qui seduta in prima fila. Ricordo il suo impegno come ministro dell'istruzione e so che darà un contributo veramente importante alla nostra iniziativa politica. Grazie Lucia. Allora, adesso inviterei qui sul palco Federica Gasbarro. Vi dicevo prima che Impegno Civico è una grande forza riformista che ha molto a cuore anche la transizione ecologica. Allora, vi presento Federica Gasbarro, per chi non la conosce, laureata in scienze biologiche, è stata la voce degli attivisti italiani alla COP26 in Scozia. Sul clima è uno tra i 100 giovani influenti e possibili leaders del futuro, citati da Forbes Italia. È stata anche ricevuta da Papa Francesco, al quale ha rivolto un appello. È l'unica italiana del Movimento Giovani nella delegazione invitata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quindi, per essere così giovane, quanti anni hai? 27, insomma, hai già maturato tantissime esperienze. Ecco. Ecco, vorrei che tu ci parlassi un po' dell'importanza dell'ambiente, di quanto impatta sulla vita quotidiana di tutti noi, anche perché immagino che sarai un po' tu la voce ambientalista più autorevole di Impegno Civico. Va bene? Grazie. Grazie a tutti e buongiorno. In un mondo in cui il mese scorso i livelli di anidride carbonica hanno toccato 421 parti per milione,
Il nostro paese e il nostro mondo, il nostro pianeta, si riscalda ad una velocità ben superiore rispetto a quella prevista dalla comunità scientifica internazionale. E viviamo di fatto una fortissima instabilità sociale, economica, e di fatto chi più ne ha più ne metta. Comprendere che proprio il cambiamento climatico sarà la causa di altri problemi in un prossimo futuro, soprattutto problemi economici, non è semplice. Però un primo esempio ce l'abbiamo in casa. E abbiamo il problema del gas. Il gas un giorno finirà e soprattutto non è tra le fonti rinnovabili, come tutti noi sappiamo. E ci troveremo di fatto in una situazione ben peggiore di quella in cui ci troviamo oggi. Renderci energeticamente indipendenti significa non essere più sotto scacco. Del resto nessuno può spegnere il sole o il vento, mentre molte persone possono chiudere dei rubinetti o semplicemente il gas finirà, perché come abbiamo appena appreso non è una fonte rinnovabile. Quindi scegliere l'energia pulita, scegliere di mangiare sano, scegliere uno stile di vita green non solo deve essere una nostra priorità, ma non deve essere neanche un gioiello, un lusso per pochi ricchi. Da qui si parte. Oggi partiamo rispondendo con il gas agli effetti causati da una guerra scellerata, da una guerra crudele. Ma se guardiamo al domani, noi, soprattutto i giovani, vogliamo indipendenza. Vogliamo che le famiglie più povere del paese non debbano pagare bollette carissime, perché semplicemente i tetti delle loro case avranno dei pannelli fotovoltaici. E quei pannelli fotovoltaici saranno costruiti da nostri ingegneri, da ingegneri italiani, da ingegneri europei, a casa nostra. E tutto questo significa dare fiducia ai giovani che da anni chiedono il cambiamento, dargli voce e dargli i mezzi necessari perché effettivamente le carte e le firme vengano, quelle importanti e quelle che valgono, vengono finalmente appunto portata a compimento con impegni concreti. Ci hanno additato come la generazione dei fannulloni, la generazione che sta a casa, che è buona solo a lamentarsi. E invece no, noi siamo la generazione che con competenza e tanta umiltà riscriverà l'epilogo della storia che ci hanno convinti debba essere necessariamente così. Siamo tantissimi e abbiamo tantissima voglia di fare, tutti insieme. Per questo motivo mi appello a tutti i coetanei, è arrivato finalmente il momento di far vedere chi siamo, di incidere sulla politica nazionale, perché non è accettabile oggi, nel 2022, che un giovane, un under 25 su due, non si rechi alle urne. Noi siamo il futuro, ma siamo soprattutto il presente, che determinerà il nostro futuro. E la politica un piano ce lo deve avere, anzi, già ce l'ha il piano. Dal nord a sud abbiamo problemi di siccità, stiamo sperimentando sulla nostra pelle cosa significa razionamento idrico. Questa siccità sta mettendo ovviamente in crisi tutti gli altri comparti, perché ovviamente il cambiamento climatico, gli ecosistemi sono tutti legati a cascata, di conseguenza c'è anche una crisi agricola e di vari altri comparti che intaccano la nostra vita personale. Però disperdiamo il 37% di acqua in reti idriche ormai vecchie, obsolete, e allora cambiamole. Cosa aspettiamo? Abbiamo un costo dell'energia mai visto, e allora incentiviamo l'installazione di pannelli fotovoltaici. Creiamo comunità energetiche. Riduciamo l'inquinamento atmosferico, per esempio tramite l'elettrificazione dei trasporti, e soprattutto consideriamo anche la necessità e come priorità poi di installare colonnine, perché ovviamente avere un'auto elettrica e non poterla caricare è come non averla. Dobbiamo spegnere finalmente la terra dei fuochi e risolvere quel gravissimo problema. Per dare l'idea di quanto l'estinzione di una singola specie possa metterci nei guai, e quando dico nei guai intendo esattamente nei guai, pensiamo proprio alle api. Per quanto possano sembrare insetti fastidiosi, in realtà, secondo la FAO, sono responsabili del 75% della produzione alimentare nel pianeta, per un valore stimato di 470 miliardi di euro.
Oggi sono a rischio estinzione e meno api non significa meno miele. Meno api significa meno cibo e quindi guerra. Guerra tra fratelli al supermercato, guerra tra stati. Quindi come possiamo pensare ad un mondo che resti in pace se crolla il clima? I primi a soccombere saranno le donne, saranno i bambini, saranno gli anziani. Vivremo fenomeni migratori di massa perché andiamo a vivere a 52 gradi centigradi come stanno vivendo in Pakistan o al Corno d'Africa è praticamente impossibile. Abbiamo 7 anni per evitare che fenomeni atmosferici estremi e imprevedibili ci colpiscano. E quando dico imprevedibili intendo dire che ce ne accorgeremo solamente quando un tornado ci sta spazzando via la casa, mentre oggi siamo in grado quantomeno di prevedere. Abbiamo 7 anni per dare fiducia alla scienza ed è quello che vogliamo fare, per finanziare il progresso. Abbiamo 7 anni per adattarci al cambiamento e non dover soccombere, ma soprattutto non dover dire ai nostri figli di essere rimasti a guardare, che forse è la cosa che pesa più di tutto il resto. Un grande falso mito, e sto per chiudere, è che per agire in favore dell'ambiente bisogna camminare scalzi, nudi nelle foreste, dobbiamo tornare indietro e privarci di tutto. Bene, non c'è nulla di più sbagliato, perché agire per l'ambiente significa creare migliaia di posti di lavoro, significa finanziare di nuovo il progresso, la ricerca, portare avanti l'Italia non come un fanalino di coda, come lo è sempre stata nella storia, come la prima. E arrivare magari ad un punto in cui svilupperemo aerei che andranno completamente ad idrogeno. Quindi da donna, da biologa, da attivista, da rappresentante dei giovani ai negoziati sul clima delle Nazioni Unite, sento forte la responsabilità di fare la mia parte. Ma se c'è una cosa che è più importante di tutto il resto è che abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Solamente insieme usciremo fuori da questa situazione. E vorrei concludere, questa volta sono seria, con un pensiero a me molto caro. Se crolla il clima, crolla il diritto alla pace, crolla il diritto ad avere l'acqua, crolla il diritto alla vita, alla salute, al cibo, crolla il diritto inalienabile alla vita, la nostra. Crolliamo noi nell'accezione più profonda del termine, perché ogni volta che una vita si spegne per mano degli effetti antropici sull'ambiente, muore un pezzo della nostra parte migliore. E questo oggi non è più ammissibile. Grazie. Grazie a Federica Gasbarro, con lei Impegno Civico conferma il suo impegno per la difesa dell'ambiente e per la transizione ecologica. Adesso vorrei invitare qui sul palco Bruno Tabacci, per il quale vi chiedo un saluto ed un applauso, presidente di Centro Democratico. Ciao Bruno, noi ci conosciamo da tantissimi anni. Ricordo una sola cosa importante tra tutte quelle che hai fatto, presidente della Regione Lombardia, io abitavo a Milano a quell'epoca e devo dire che hai lasciato un grande ricordo presso i cittadini lombardi. Oggi mi fa piacere rincontrarti in questa situazione, ci ricongiungiamo un po' nei nostri destini politici. Mi ha molto colpito la tua intervista di stamattina sul Corriere della Sera. 3 cose in particolare mi hanno colpito. Primo, quando sostieni diciamo che la politica economica del governo Draghi è stata un'ottima politica economica e condanni coloro che poi gli hanno negato la fiducia, Conte, Forza Italia e Lega. Seconda cosa che mi ha colpito, mi ha anche un po' emozionato, quando rispondendo a una domanda su Luigi Di Maio hai citato un grande Papa, Papa Roncalli, Giovanni XXIII, che diceva a un viandante: non devi mai chiedere da dove viene, ma gli devi chiedere dove vuole andare. Bellissima risposta. Terza cosa, parlando delle elezioni del 25 settembre, hai detto è una partita di sola andata. Perché? Bene, grazie. È strano ritrovarsi un po' emozionati. Dice, ma lui ne ha viste tante. E quindi non dovrebbe farsi prendere dall'emozione. Eppure ci sono delle cose nei momenti decisivi che si affollano, che
ti chiedono di prendere posizione. L'intervento che ha fatto prima la nostra giovane amica è un richiamo a guardare al futuro, a guardare al futuro con la passione, la serietà, la compostezza che è assolutamente necessaria. Ora, Carelli ha già chiamato alcuni punti, ovviamente stamattina ci sarebbe anche da togliersi qualche sassolino, perché leggo di questa storia del simbolo. Io sono ancora democratico cristiano, solo che la DC è morta nel 1993 e ho dovuto cercare di continuare a servire il mio paese con disciplina ed onore, tenendo conto dei frati che si muovevano nel convento. Non potevo cambiare i frati io. E ho tenuto conto delle condizioni politiche che si sono determinate nel paese, tenendo fermo la testimonianza che ho imparato dai miei maestri, alcuni dei quali avevano fatto la resistenza, giovanissimi comandanti di quella stagione che è stata la base della nascita della Repubblica Italiana. Ora, questa operazione che facciamo oggi non è casuale. Luigi è più giovane dei miei figli, quindi è un passaggio generazionale, è un investimento sul futuro. E io e lui ci siamo frequentati nel corso di quest'ultimo anno e mezzo con una certa assiduità e ho potuto vedere le profonde modificazioni che sono intervenute. Guardate, rispetto a come è nato il Movimento 5 Stelle, con il famoso Vaffa di Bologna, le mie distinzioni sono abissali. Io in quel periodo avevo il secondo blog in Italia dopo quello di Grillo. Ho chiuso tutto, perché quello che chiedeva la rete era un soprassalto di insulti a cui non ero in grado di partecipare, perché io non sono fatto così. Magari dico delle cose taglienti, ma cerco di dirle con una postura e con un rispetto degli altri che è sempre assolutamente doverosa. Chi ha pensato che mettere insieme la somma delle proteste equivalesse a fare un'azione di governo si è sbagliato, perché le proteste vanno introiettate, capite, interpretate, ma poi la politica deve trovare il punto di sintesi. Se non c'è la sintesi, la somma degli interessi particolari non fa l'interesse generale. L'interesse generale, ovvero quello che i nostri padri chiamavano il bene comune, nasce dalla capacità di individuare un percorso di governo, una linea di azione che sia capace di contemperare i diversi interessi e che guardi alla difesa dei più deboli. È naturale. Un sistema democratico deve avere degli obiettivi di questa natura. In questi giorni si sente dire che le democrazie sarebbero in crisi mentre perché le autocrazie sono più efficienti. Quindi Putin è efficiente. Anche Erdogan è efficiente. Ma il problema è che le responsabilità che noi abbiamo, la difesa delle democrazie, che sono prevalentemente quelle che hanno dato vita ormai da più di un secolo ad un'esperienza particolare, e che è il cuore della centralità dell'uomo. Noi non possiamo pensare che la regola della efficienza garantita dall'autocrazia passi attraverso la sopraffazione, specie della sopraffazione del più debole. Questo è inaccettabile. Quindi io difendo le ragioni dell'Occidente, le ragioni della cultura democratica, le ragioni dell'Europa. E quando guardo a quello che è accaduto in Ucraina, e Luigi questa cosa la sa bene, mi viene in mente la battaglia che fece un grande europeista, quello che è alla base della rinascita italiana, Alcide De Gasperi, che nel 1950 diede vita ad un patto con i francesi e con i tedeschi e con gli altri tre paesi che avevano dato via al primo nocciolo dei sei paesi dell'Unione Europea, alla CET, Comunità Europea di Difesa. Ecco, se quel percorso fosse stato continuato
e non bocciato dall'Assemblea Nazionale Francese, lui sarebbe morto ugualmente, perché morì 19 giorni prima che il Parlamento negasse Parlamento francese negasse la conferma della CED. Ma la Comunità Europea di Difesa era un'anticipazione di quello che sarebbe accaduto nel corso dei decenni successivi. Non avremmo forse avuto bisogno di intervenire come stiamo intervenendo a difesa degli occupati, a difesa dei resistenti. Se c'è una cosa che mi ha ferito in queste settimane è pensare che si è sollevato una questione di principio, e qui l'ha fatta l'ex presidente Conte, sul tema delle armi o della loro qualità. E quindi noi in realtà guardavamo con fastidio la resistenza ucraina. Dice, ma cosa fanno quelli? Ma cosa si permettono di fare? Tanto moriranno ancora di più. E quindi pensavamo di fare una fornitura di freccette contro i bombardieri russi. Questo, aver pensato queste cose, è un insulto all'intelligenza umana. E se noi non avessimo avuto le armi degli angloamericani non sarebbe mai nata la Repubblica Italiana. Il mio maestro Giovanni Albertino Marcora, che è stato uno dei capi della Repubblica della Valdossola, queste cose me le spiegava in interminabili serate nelle pizzerie romane, quando io ero il suo braccio destro al Ministero dell'Industria. Quindi pensare alle freccette mi viene da pensare alla debolezza dell'intelligenza, alla debolezza della cultura, alla debolezza della solidarietà. Dovremmo avere nei confronti del popolo ucraino il rispetto di un resistente. Le armi offensive sono quelle di chi è entrato in Russia, le armi difensive sono quelle di chi difende con la resistenza la propria patria, i propri luoghi di origine. Questa è la grande distinzione, che non è intellettuale, è pratica, è concreta. Allora vediamo di non sbagliare su queste cose. E il fatto che Svezia e Finlandia siano arrivate a chiedere l'ingresso nella NATO, loro che erano confinanti del regime di Stalin, vuol dire che hanno ritenuto Putin più pericoloso di Stalin. Se no, non avrebbero fatto questo passo. Se hanno fatto questo passo, vuol dire che c'erano delle ragioni decisive. E allora, da democratico cristiano, fondatore del Centro Democratico, si ironizza sul fatto che questa legge elettorale che io non ho voluto, che io sono ancora orfano della legge elettorale proporzionale con le preferenze, perché non è che venivo eletto perché mi votavano nel mio condominio, venivo eletto perché mi votava nel mio collegio una parte consistente di elettori, scrivendo il cognome sulla scheda, con la loro matitina. Non è che si sbagliavano, non è che dice, ma abbiamo creduto di votare per un altro, no, era votare proprio. Allora, quel simbolo è il frutto di quella stagione, si chiama diversamente, ma è il frutto di quella stagione. E ma vadano a chiedere a Calenda qual è il simbolo che utilizza in vista delle elezioni politiche. Va a raccogliere le firme lui? No, dice, utilizzi il simbolo di più Europa. E come origine il simbolo di più Europa? Nel 2018 il simbolo di più Europa non esisteva. L'ho inventato io grazie alla presenza di Centro Democratico. E quindi, per la proprietà transitiva, se non ci fosse stato Centro Democratico, neppure Calenda potrebbe candidarsi. E quindi, siccome stamattina ancora un'agenzia mi chiedeva qualcosa sul punto, non chiedetemi più nulla, vi ho fatto il riassunto preciso di come sono andate le cose. Con Luigi abbiamo costruito un percorso politico, rispettosi delle nostre diversità, e giustamente ho citato questa frase di Papa Giovanni, perché è giusta. Se tu vuoi avviare un percorso e non hai pregiudizi, devi definire con i tuoi interlocutori dove vogliamo andare. E io su questo punto non ho dubbi che Luigi la pensa come me o che io la penso come lui. Noi siamo europeisti convinti, lo siamo proprio, e guardiamo al futuro dei nostri figli o dei nostri nipoti pensando che l'Europa è l'unica collocazione possibile per la questione demografica. Quando Aurelio Peccei, e lo dico alla mia giovane interlocutrice, scriveva per il Club di Roma il manifesto sulla salute della terra, era solo 50 anni fa. In 50 anni noi siamo passati da 2 miliardi e 9 a 8 miliardi sulla terra.
E quindi porre la questione del ruolo politico dei continenti in un contesto del tutto diverso è porre una questione esistenziale. E qualcuno, a destra soprattutto, ogni tanto lumeggia l'idea di tornare verso spinte nazionaliste, come se potessimo fare da soli. Ma non vi rendete conto che è un'illusione stupida e senza prospettiva? Nel G20 che ci sarà tra 30, 20 anni, 30, non ci sarà spazio per nessun paese europeo singolarmente preso, per la legge dei grandi numeri. Già oggi al G20 partecipa il Brasile, che era una colonia portoghese, e partecipa l'Indonesia, che era una colonia olandese, ma non c'è traccia nel G20 del Portogallo e dell'Olanda, e così non ci sarà traccia nel G20 né per l'Italia né per la Germania, ma per l'Europa sì, per l'Europa che è capace di dialogare con il resto del mondo e che sa trovare la risposta anche con integrazioni di carattere generazionale e anche di razza, di culture, con popoli che vengono da altre realtà del pianeta. È inevitabile che sia così, perché voi dovete guardare le statistiche sull'andamento demografico per capire che noi fra 20 anni rischiamo di essere scesi a 50 milioni. E se questa è la prospettiva, si capisce, e basta vedere quanti sono alle scuole elementari che sono chiuse. Qui c'è una collega che queste cose le conosce perfettamente, e basta guardare, anche la mia è stata chiusa, evidentemente non c'è più, perché... E quelle che sono rimaste aperte perché hanno i bambini che vengono da altri paesi, che sono venuti in Italia, magari di prima generazione o di seconda, ecco, lì sono quei bambini lì che tengono aperti le scuole, che numericamente dovrebbero essere chiuse. Quindi questa idea dell'Europa, che però deve fare dei passi in avanti, ma li ha fatti col Covid, ha lanciato questa idea del Next Generation EU e ha messo per la prima volta il debito in comune, facendo una scelta di campo strategica, quando i paesi frugali dicevano ma noi non ci fidiamo dell'Italia perché è un paese indebitato. E l'Europa ha fatto una svolta importante, decisiva, certo, sospinta dalle difficoltà del Covid. Ma anche la guerra può essere la stessa cosa, quella che spinge verso un Next Generation EU 2. Ma allora ci sarà bisogno di far che cosa? Di fare in modo che l'Europa possa arrivare attraverso percorsi decisionali precisi ad assumere le responsabilità, non a pensare di nascondersi come vorrebbe Orban dietro il voto unanime. L'Ungheria di Orban pensa di stare lì per succhiare qualcosa, ma poi tresca apertamente con Putin e cerca di giocare una partita che è vecchia. Allora, a chi, come le mie generazioni, hanno sofferto per l'invasione di Praga, di Budapest prima, di Varsavia, di Praga, ci viene un po' da star male a guardare come chi vive in quei paesi, adesso anche i polacchi hanno cambiato linea, ma perché è stata invasa l'Ucraina? Prima anche loro dialogavano con Orban come se questa fosse la linea vera dell'Europa, no, quella, e i nostri italiani che tifano per loro, sappiamo chi sono le destre italiane. Le destre italiane sono quelle che hanno in mano quel polo, perché Berlusconi ha l'amicizia con Putin, ma di liberal democratico non ha più niente, non c'ha più un capello di liberal democrazia in testa. Quindi allora, ecco perché è un passaggio epocale. È un passaggio epocale il 25 di giugno prossimo. Il 25, vedi che mi ha fatto sbagliare. Stavo ancora pensando alla Rebuffoni che ha parlato prima, che ha detto delle cose intelligenti. Il 25 settembre prossimo sarà un passaggio epocale e noi dobbiamo essere dalla parte giusta, non dubito che sarà così. E quindi lo dobbiamo fare nell'interesse del Paese. Qui è stato ricordato il risultato straordinario del governo Draghi, che posso anche definire il mio amico Draghi, perché lo conosco da 40 anni, e con la crescita del PIL del 3,4, e per la prima volta dopo Prodi scende il deficit. Sono due gli elementi su cui bisogna guardare: la crescita, che è la seconda nel mondo dopo il Canada, in quest'ultimo trimestre, e il calo del deficit. Quindi vuol dire che la linea era giusta, non era sbagliata. Casomai va incrementata, ma quello vuol dire che noi dobbiamo gestire al meglio il piano nazionale di ripresa e resilienza, che dura non poco, va avanti fino al 31 dicembre 2026, che vuol dire i 4/5 della legislatura che si apre.
Come si fa a dire che non c'è bisogno del metodo Draghi o della ricetta Draghi? Ma se l'impostazione del PNRR rovescia le impostazioni con cui l'Italia utilizzava i fondi strutturali europei, il dato sull'ultimo sessennio 2014-2020 porta l'Italia a doversi vergognare. Avevamo 47 miliardi da impegnare, ne abbiamo impegnati in sei anni 21,2 e ne abbiamo spesi 4,2. Allora casomai c'è da interrogarsi su dove stanno le regioni, dove stanno i comuni, dove stanno i ministeri che avevano il dovere di fare le cose e non le hanno fatte. C'è un problema grande come una casa che riguarda la pubblica amministrazione e la qualità della spesa pubblica. Questo è il punto, perché quelle sono spese per investimenti. Non possiamo pensare di farcele attribuire per poi usare come meccanismo per la spesa corrente. Ah, ma le abbiamo usate per sostenere i lavoratori socialmente utili, sì. Non funziona così. Per chi ha bisogno di sostegno si deve trovare un meccanismo adeguato, il reddito di cittadinanza con i dovuti accorgimenti e i dovuti controlli, ma un moto di solidarietà ci deve essere. Ma non si possiamo confondere i piani, guai a confondere i piani, guai a mettere in evidenza che le spese per investimenti possono essere sostituite da spesa corrente, perché vuol dire perdere il controllo della finanza pubblica. E questo non ce lo possiamo permettere. E qui la diversità della destra, ho visto dai programmi che la destra dice pensioni, beh, è arrivato Berlusconi che una milionata non la lega nessuno, flat tax, spesa pubblica corporativa, e queste cose qui, sapete dove porta? Dice, ma Letta dice vuole le tasse. Queste cose qui invece portano al default. Questo è il punto. Non per nulla, i teorici dell'uscita dall'euro erano tutti amici di Salvini. Conoscete l'onorevole Borghi? Conoscete il senatore Bagnai? Allora andate a rileggere quello che hanno scritto. Esaltando il modello argentino, sul punto specifico c'è stata una caduta molto pesante anche di Grillo. Mi dispiace, ricordate quando anche lui ha avuto l'ardire di ricordare che siccome il nostro debito è in parte estero, basta non restituire i soldi che abbiamo preso dall'estero e il problema è risolto. Come hanno fatto gli argentini? Ma gli argentini hanno fregato per la prima volta anche 500.000 italiani che avevano pensato di sostituire i bot con i bond. Sono rimasti fregati, non hanno visto nulla, polverizzati. Dopodiché l'hanno potuto fare una volta, la seconda volta era tutto debito argentino, quindi si sono trafitti da soli. Allora noi dobbiamo avere i conti in regola, non perché ce lo chiede l'Europa, perché un equilibrio di bilancio è necessario se vogliamo immaginare di dedicare le risorse spese oculatamente nella direzione degli obiettivi, dei grandi processi che vogliamo portare. Quindi allora, ed ho finito, PNRR, non abbiamo tempo per parlare di cose inutili, rinegoziazione con l'Europa, dobbiamo fare le cose che sono scritte in quel piano e dobbiamo già concorrere a fare 55 azioni da qui al 31 dicembre di quest'anno, senza delle quali i 21,8 miliardi che sono l'assegno che ci spetta non ci spetterà, anzi dovranno cominciare a pensare come restituire quelli che già abbiamo ricevuto, perché non funziona come i fondi strutturali, funziona il PNRR, funziona come un SAL, stato di avanzamento lavori. Tu fai le cose per cui ti sei impegnato, io ti pago. Non le fai, tu devi restituire quello che hai ricevuto. Mi pare poco, non è default questo? Non vuol dire portare i libri in tribunale? Vedete voi come volete spiegare questa cosa? Non è difficile spiegarla agli italiani, perché pensano, loro sanno bene che quando l'economia familiare o l'economia domestica viene guardata in una certa maniera e quella dello Stato invece viene guardata in maniera più lassista, le conseguenze poi diventano molto gravi, ma lo sanno già. E quindi basta ricordarglielo. Allora, la posta in palio dunque è molto alta. E quello che abbiamo il 25 di settembre è davvero non un cambiamento degli assetti di potere, che possono essere sempre salutari, è proprio un cambiamento di impostazione politica per il nostro Paese. Perché è un risultato a favore della destra, che dica l'onorevole Meloni, collocherebbe l'Italia fuori dalla prospettiva europea. Sono tutte le loro frequentazioni.
Sono loro che hanno spiegato come l'euroscetticismo sia il fondamento della nostra presenza, cioè una presenza furbetta, non una presenza da padri fondatori, ma se è furbetta lo sanno anche gli altri e non c'è uno spazio quindi di prospettive, quindi ci dobbiamo rinchiudere in casa nostra. E poi l'amicizia transatlantica appare molto strumentale, quella che si evidenzia oggi nel Fatti è che il voto che è stato dato di sfiducia a Draghi viene da forze che hanno un dialogo profondo con Putin. Questa è la realtà delle cose, poi potete chiamarle come volete, però è così. Quella di Berlusconi è conclamata e mi si dice che si sia arrabbiato molto quando il presidente Fico ha invitato Zelensky alla Camera. Quindi le amicizie di Salvini sono state così evidenti che quando è andato a trovare quel sindaco ai confini polacchi si è visto presentare la maglietta storica, quella con cui lui diceva che poteva scambiare un mezzo Putin per due Mattarella. Allora, non abbiamo niente da imparare da questo. Bisogna solo spiegare agli italiani che è così. Bisogna spiegarlo. Ci vuole pazienza, ci vuole prudenza, ci vuole postura e Luigi ce l'ha. Quindi io confido che questa operazione politica che andiamo a fare possa avere un risultato molto importante, non per noi personalmente, che non abbiamo molto da rivendicare, nel senso che io avrei potuto chiudere bottega, non perché ci si possa dimettere dalla politica, come insegnava il professor De Mita, lo dico dal punto di vista del prof in politica. Dalla politica non ci si dimette, quindi si può smettere di avere un ruolo, ma non ci si dimette dalla politica. Io non mi sarei dimesso anche se avessi smesso di essere in prima linea a fare comunque una battaglia, perché la politica ce l'ho nel sangue e quando di fronte a me si sono appalesate delle possibilità di fare qualcosa di diverso, sì, ho fatto anche un periodo di attività professionale, tra l'altro molto retribuita, ma devo dire che non mi sentivo realizzato. Dentro di me c'è quell'istinto al servizio della politica, per cui certamente non mi sono arricchito e di questo sono molto orgoglioso del servizio che ho reso al Paese. Però credo che, soprattutto pensando ai più giovani, questa sia la strada giusta, perché se noi pensiamo di servire gli altri lo dobbiamo fare con assoluta trasparenza, non con ambiguità. Diffidare sempre di chi pensa di confondere l'impegno politico con il denaro. Se è così vuol dire che è fuori strada. Potrei citare Sturzo, ma non lo faccio, per dire diffidate di quelli che entrano in politica e sono troppo ricchi. Non perché io abbia un ostracismo nei loro confronti, ma perché potrebbero confondere gli interessi generali con l'interesse proprio. D'altro canto l'avvocato Agnelli, la cui memoria è irresistibile, spesso diceva che l'interesse della Fiat era l'interesse dell'Italia, o meglio diceva l'interesse dell'Italia corrisponde all'interesse della Fiat. In quel caso potrebbe anche essere un gesto di generosità, ma molti pensano invece che l'interesse del Paese corrisponda col proprio interesse personale e questo non deve essere consentito a nessuno. Per cui andiamo avanti su questa strada e penso che avremo successo. Grazie. Grazie a Bruno Tabacci e adesso vorrei invitare qui sul palco quello che considero un grande amico, un grande leader politico, il leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio. Vorrei chiederti però una piccola digressione, vorrei fare un saluto. Qui in sala abbiamo tantissimi parlamentari di Impegno Civico, deputati e senatori. Ecco, io penso che sia giusto salutarli con un applauso per il loro impegno e anche per l'impegno che li aspetta, che ci aspetta per le prossime settimane per questa campagna elettorale. Bene, a te la parola. Grazie Emilio e un applauso anche ad Emilio che oggi è in doppia veste. E lo ringrazio. Io voglio ringraziare tutti gli amici che sono qui, vecchi e nuovi, e un grazie ovviamente va a Bruno, con il quale abbiamo
iniziato, come ha detto lui, un percorso tanto tempo fa. Abbiamo condiviso questa esperienza del governo Draghi insieme, lui da sottosegretario alla programmazione economica, io da ministro degli esteri, ma devo dire che la nostra è stata da subito un'amicizia di valori, di rispetto, che voglio veramente sottolineare, perché oggi siamo tutti quanti insieme qui per lanciare il nuovo soggetto politico, la nuova forza politica, il nuovo partito Impegno Civico. Impegno Civico, l'hanno detto in molti, ma lo vorrei sottolineare, è un partito riformatore che guarda con molta attenzione all'innovazione, all'ecologia, alla digitalizzazione, ai giovani, al sociale. Non vuole parlare agli estremismi, non ci interessa parlare a quelli che vogliono sfasciare tutto, non ci interessa parlare a coloro che fondano la loro politica sul no. Io credo che sia molto importante chiarirlo, perché abbiamo di fronte dei mesi molto importanti per il Paese, non per la campagna elettorale, non per i partiti, e dobbiamo mettere al centro il bene della nostra nazione. Mettere al centro il bene della nostra nazione richiede ragionevolezza, e quindi sì, saremo moderati, e pensiamo anche che questo sia un vantaggio. Essere ragionevoli in momenti straordinari significa trovare le migliori soluzioni per la nostra gente, per la nostra popolazione. Ci sono qui con noi, come ho detto, vecchi e nuovi amici di viaggio. Ai vecchi amici di viaggio dico che questa esperienza continua con una consapevolezza maggiore. Lo voglio spiegare a tutti, non mi sottraggo a questo dibattito. Abbiamo iniziato con molti di voi ormai 10 anni fa e abbiamo sempre coltivato un principio, quello di raccogliere le istanze sociali della popolazione, portarle al governo, fare le riforme, cambiare il Paese. Ma a un certo punto qualcosa si è rotto del nostro vecchio percorso. Si è rotto quando qualcuno ha pensato che si potesse scommettere contro l'Italia, sul tanto peggio tanto meglio. Quando qualcuno ha cominciato a pensare che si potesse regredire, tornare indietro, tornare al 2013, al 2009, quando noi guardavamo e dovevamo guardare al 2050. Ed è lì che si è costruita una frattura incolmabile, intorno alla quale abbiamo costruito questo nuovo percorso, un percorso che a mio parere deve rifarsi a quelle parole che l'altro ieri Papa Francesco ha pronunciato sull'aereo tornando dal Canada: responsabilità civica. Nessuno può sottrarsi in questo momento storico, data l'importanza del momento storico, nessuno può sottrarsi al proprio impegno civico. Ognuno è chiamato ad impegnarsi con responsabilità per il proprio Paese. E questo concetto di responsabilità civica ha tante fonti di ispirazione nella nostra storia. Io parto dal presupposto che gli italiani sono un grande popolo che nel momento più difficile della loro storia, nei momenti più difficili, hanno sempre deciso di rimboccarsi le maniche e partire e dare il massimo. E allora quando noi parliamo di responsabilità civica, quando parliamo di impegno civico, sicuramente possiamo rifarci a dei momenti della storia in cui dei simboli della nostra società hanno dimostrato che si poteva lavorare insieme per un obiettivo comune. Voglio citare degli esempi: nel 1966 gli angeli del fango dell'alluvione di Firenze, giovani da tutta Italia che decidono di andare a salvare le nostre opere d'arte colpite dall'alluvione, i nostri concittadini che erano stati colpiti dall'alluvione. Ma anche il terremoto dell'Irpinia del 1980, quando Sandro Pertini dice fate presto, e volontari da tutta Italia lasciano la loro quotidianità e decidono di cominciare ad aiutare una comunità che era stata colpita violentemente da una catastrofe. Ma anche gli angeli del 2020, i tanti giovani che durante la pandemia, rischiando il contagio, portavano la spesa ai più anziani che non potevano uscire di casa. Tutte queste persone devono rappresentare la nostra fonte di ispirazione, coloro che gratuitamente e con grande disinteresse verso il tornaconto personale fanno del bene agli altri. Tra questi c'è sicuramente il terzo settore italiano. Il terzo settore in Italia compensa anche delle mancanze dello Stato, lo possiamo dire, e allo stesso tempo dà quella seconda opportunità alle persone, quella che spesso viene negata alle persone. Non solo il terzo settore. Io voglio ringraziare Federica Gasbarro, rappresenta una grande comunità di giovani che da anni si battono per il clima
non solo lavorando nel loro paese, lei ha citato gli stili di vita, come cambiare gli stili di vita, ma sono giovani generazioni che sono arrivate all'ONU a parlare ai grandi della terra e a dire che cosa deve cambiare per salvare un pianeta nel quale non vivono solo loro, in cui vivono tutti, di tutte le età, di tutte le generazioni. E sapere di Federica qui stamattina è veramente una grandissima opportunità per tutti quanti noi, quindi grazie per essere qui. C'è un grande spirito ancora a cui ci possiamo rifare, che è quello delle imprese sociali. Le imprese sociali in Italia si occupano, sì, di aiutare i bisognosi, dando opportunità di lavoro e costruendo crescita economica. È un altro spirito di impegno civico che a cui possiamo guardare, ma anche ai nostri imprenditori, imprenditori che hanno fatto la storia del Made in Italy nel mondo, ma che hanno anche convertito le loro fabbriche, costruendo le grandi opportunità di riconversione ambientale, ecologica del nostro paese. E andando avanti, non voglio dilungarmi molto, abbiamo dei grandi primati in Italia che non si fondano sull'eccellenza del singolo, ma sulle grandi alleanze. Quando io cito il terzo settore, l'impresa sociale, i giovani, le piccole e medie imprese, quando parlo del settore dei giovani e dei meno giovani, io penso che poi i grandi primati dell'Italia li abbiamo realizzati con un'alleanza trasversale tra tutte queste parti. Ed è quello che stiamo provando a fare qui oggi. Io voglio dire una cosa molto semplice quando parlo del nostro soggetto politico. Impegno civico si dovrà prendere cura dell'Italia. Prendersi cura dell'Italia significa considerarla tutta, non in parte, nelle sue parti più deboli e nelle sue parti più avanzate, e costruire insieme un nuovo percorso. Ora, io credo che prendersi cura dell'Italia e dei suoi concittadini passi prima di tutto dal momento di crisi che stiamo vivendo. Lo hanno evocato molti, ma i dati sono inquietanti. A cospetto di un dato economico molto importante per l'Italia, abbiamo un'inflazione che non vediamo dal 1986, un aumento del carrello della spesa, del costo del carrello della spesa di più 9%, non lo vediamo dal 1984 in Italia. Dobbiamo fronteggiare una crisi internazionale, in cui l'Italia lo ha fatto nel governo che abbiamo portato avanti nell'ultimo anno e mezzo con grandissima autorevolezza. Poi qualcuno ha deciso di farlo cadere, poi Conte, Salvini e Berlusconi hanno deciso di buttarlo giù, e hanno deciso di buttarlo giù per questioni di interessi di partito, i sondaggi, il consenso interno, il consenso legato ai voti che stavano perdendo, ma non hanno deciso di farlo per un interesse nazionale. E adesso qual è il problema? E ve lo dico da Ministro degli Esteri, ai tavoli internazionali dobbiamo continuare a portare avanti la battaglia sul tetto massimo al prezzo del gas, che riduce l'inflazione, ferma gli aumenti per le famiglie e quindi la riduzione del potere d'acquisto. Beh, lo dobbiamo fare con un governo in carica per gli affari correnti, un governo che non ha pienamente tutto il mandato e i poteri che servono per sedersi a quel tavolo e portare avanti quella battaglia. Come la possiamo risolvere? Io vorrei aprire questa campagna elettorale non con una proposta divisiva, ma mettendo insieme le parti. Ci proviamo, poi magari saremo degli illusi, ma ci proveremo fino alla fine. L'unico modo per portare al tavolo il governo italiano col massimo della sua forza è fare in modo che tutti i leader dei partiti che stanno affrontando questa campagna elettorale sottoscrivano tutti insieme, questa è la nostra proposta, un sostegno, una lettera alla Commissione europea in cui si sostiene il governo Draghi in carica per ottenere il tetto massimo al prezzo del gas. La nostra proposta, che presenteremo a tutti i leader di partito nelle prossime ore, è quella di sottoscrivere un impegno chiaro in cui sosteniamo il governo Draghi nell'ottenere quell'obiettivo. Avevamo un prezzo di 40 euro a megawattora del gas prima della crisi, oggi siamo a 210 euro a megawattora. Le famiglie e le imprese non possono aspettare la fine della campagna elettorale e la formazione di un nuovo governo per ricominciare il negoziato sul tetto massimo al prezzo del gas. Allora è un invito, uniamoci almeno in questo, poi sul resto saremo divisi ovviamente, avremo idee differenti. Dobbiamo intervenire sul carrello della spesa, le nostre proposte sono chiare, azzerare l'IVA sui beni di prima necessità, alimentari soprattutto,
e cominciare a lavorare anche sulla riduzione dell'IVA per quanto riguarda i beni legati alla natalità, alla farmaceutica. Voglio salutare, qui ci sono tantissime persone stamattina e sono amministratori locali. Io li voglio salutare e ringraziare per la loro presenza qui, perché gli amministratori locali sono gli eroi di questa nazione, a mio parere. Sono quelli che non hanno niente tra le mani, non hanno soldi, non hanno fondi, non hanno strumenti, ma poi una soluzione la trovano sempre per le loro comunità. Io ne ho conosciuti tanti in 10 anni di esperienza politica. In questi 10 anni posso dirvi che sono venute fuori delle esigenze sempre comuni, che non si basano su nuove leggi per i sindaci, nuove leggi per i consigli comunali, nuove leggi per le regioni. Si basano su abolire qualche legge che gli impedisce anche di realizzare il PNRR, che gli impedisce anche di realizzare gli obiettivi strategici che abbiamo di fronte. Allora io voglio lanciare una iniziativa insieme a tutti gli amministratori locali che vorranno riceverci nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Aboliamo le prime 10 leggi che vi stanno rendendo la vita un inferno nell'amministrare le vostre comunità. E voglio cominciare con una riflessione, la prima la propongo io perché viene fuori spesso e ci dobbiamo assumere il coraggio e la responsabilità di farlo. Ed è mettere mano a quello strumento dell'abuso d'ufficio che sta costruendo la paura della firma per tanti sindaci, tanti amministratori, tanti funzionari pubblici che oggi non firmano più le carte, non firmano più le autorizzazioni per le infrastrutture perché hanno enormi problemi a seguire il filo di una serie di normative che abbiamo costruito. Però vediamoci nei vostri comuni, nelle vostre regioni, nelle vostre autorità locali per costruire l'elenco delle altre 9. Voglio aggiungere un'altra cosa importante che riguarda i giovani e la famiglia. Siamo il secondo paese più anziano del mondo, dopo il Giappone. Abbiamo una media di 1,1 bambino ogni donna. Io ho visitato negli ultimi mesi paesi nel mondo che hanno una media di 7 bambini ogni donna. Stiamo parlando di numeri che, come diceva anche Bruno poc'anzi, riguardano il futuro del nostro paese ma anche il presente. I giovani sono il presente del nostro paese, i giovani sono l'unica speranza che abbiamo per la nostra crescita demografica. Presenteremo un pacchetto strutturato sul tema dei giovani, però partiamo da un punto. Oggi, se un giovane vuole farsi una famiglia, una delle cose a cui guarda è l'opportunità di un'abitazione, di una casa. Non ci sono le condizioni oggi per molti giovani, né per acquistarla, se non attraverso un mutuo. Per fare un mutuo ci sono tasse sui mutui che sono molto alte e c'è l'anticipo per molti giovani, che è il vero problema per accedere a un mutuo. Noi abbiamo delle proposte specifiche su questo. Un anticipo a tasso zero che lo Stato garantisce sui mutui per i giovani e la possibilità di eliminare IVA e altre tasse sui mutui in modo tale da permettere come primo passo ad un giovane di poter guardare con fiducia la possibilità di fare un mutuo, comprare una casa e andare a vivere e potersi costruire una famiglia. Voglio anche dire che è chiaro che abbiamo di fronte un periodo nel quale le imprese saranno protagoniste. Io sono sempre orgoglioso del dato che abbiamo costruito insieme a tutte le imprese italiane l'anno scorso, il record di export di Made in Italy nel mondo. L'abbiamo fatto nel 2021 con tutte le imprese italiane. L'Italia non ha mai esportato così tanto Made in Italy nel mondo come nel 2021. Lo abbiamo costruito, 516 miliardi di euro, adesso sta andando ancora meglio nei primi 5 mesi del 2022. Lo dobbiamo ai grandi imprenditori italiani che hanno costruito un patrimonio di conoscenze, di innovazione e di tradizione che è unica nel mondo, che crea posti di lavoro in Italia esportando prodotti all'estero. Le imprese, vale lo stesso per i sindaci, sono distrutte continuamente nelle loro ambizioni di crescere e diventare più grandi dalla burocrazia, ma a volte anche dall'impossibilità di accedere a determinati strumenti. Voi avete sentito parlare, soprattutto negli ultimi 2 anni, di tanti incentivi e tanti bonus. Quante volte ne abbiamo sentito parlare? Ce ne sono alcuni che sono importanti, ma altri che non stanno funzionando. Tanti bonus non stanno funzionando. Tanti incentivi non funzionano o vanno sempre agli stessi. Allora facciamo una cosa, cominciamo a lavorare in un'altra ottica, che è redistributiva nei confronti degli imprenditori,
Eliminiamo tutti i bonus e gli incentivi che oggi stanno andando sempre ai soliti noti o a nessuno che non stanno tirando, e usiamo quei soldi per abbassare le tasse a tutte le imprese, non solo a quelle che hanno la possibilità di combattere contro la burocrazia o di riuscire a districarsi nei mille rivoli. Sarebbe un primo passo per dire agli imprenditori che non dipende dalla loro capacità di muoversi nei cavilli burocratici, la possibilità di accedere ai fondi delle tasse che loro pagano, ma dipende da uno Stato che semplifica, elimina le barriere inutili e ti consente di abbassare le tasse in maniera equa e verso tutte quelle piccole e medie imprese che ci rendono orgogliosi in Italia, ma da Ministro degli Esteri mi rendono orgoglioso in particolare nel mondo quando gli altri Stati, gli altri capi di Stato e Ministri degli Esteri me ne parlano. Infine voglio dire una cosa sull'ambiente. Voglio svelare un altro piccolo particolare del nostro simbolo di impegno civico che tra poco con Bruno e con tutti gli altri mostreremo. C'è una piccola ape nel simbolo, perché l'ape, come diceva anche Federica prima, è il simbolo della nostra coscienza ecologica, della nostra coscienza come cittadini. Nel momento in cui scompaiono le api nel nostro mondo, non esiste più neanche l'essere umano. E questo è poco conosciuto come aspetto, ma rappresenta un problema fondamentale di quello che sta accadendo sul nostro pianeta. Mettere l'ape nel simbolo significa richiamare la nostra grande coscienza ecologista, significa anche mettere al centro la nostra transizione ecologica che è fondamentale nel PNRR, significa dire che non risolveremo il problema del climate change singolarmente come stati, ma dobbiamo portarlo ai tavoli internazionali del G20, del G7, della COP27 in Egitto dei prossimi mesi. Significa anche ancora una volta lottare contro la burocrazia. Se andate a chiedere a tutti quelli che vogliono installare pannelli fotovoltaici e pale eoliche, non trovano nei loro nemici le società di oil and gas. Trovano un'autorizzazione paesaggistica, un'autorizzazione ambientale, un'autorizzazione che sta bloccando in questo momento l'installazione delle energie rinnovabili. Sarà una campagna anomala. Io credo che gli italiani realizzeranno veramente cosa è accaduto al governo Draghi subito dopo il rientro da questa meritata pausa estiva per loro, e quando rientreranno troveranno uno scenario politico diviso in due: da una parte gli estremismi, che sono pure quelli che hanno fatto cadere il governo, e da un'altra parte l'area che possiamo anche definire draghiana, perché fa parte di quella parte di paese che stava sostenendo un governo per ottenere quei risultati economici che sono stati citati, secondi nel mondo solo dopo il Canada, primi in Europa per crescita. Noi stavamo sostenendo un governo che stava facendo una serie di azioni che stavano portando a creare più posti di lavoro, più opportunità economiche per le imprese e quindi più benessere economico, sociale quindi e anche ambientale col PNRR. Qualcuno lo ha fatto cadere, sappiamo benissimo i nomi e i cognomi. Per noi quelle persone sono degli estremisti, sono persone che hanno messo al centro della politica estera Putin, non il bene dei nostri concittadini, non la sicurezza dei nostri concittadini, e questi estremismi oggi richiedono unità. Io voglio lanciare un appello, io sto vedendo di tutto in questi giorni, stiamo vedendo dichiarazioni, lasciamo agli estremisti, alla destra, i litigi, le ironie, i veti. Quando ci sono delle priorità in un paese, alle priorità si risponde con l'unità, non con la divisione. È l'unico modo per riuscire a superare il momento storico che stiamo vivendo. E allora io ho la stessa preoccupazione. La vittoria degli estremisti significa isolarci dall'Europa. Isolarci dall'Europa significa uscire da quella famiglia che durante il Covid ci ha aiutato col PNRR. Isolarci dall'Europa significa non lavorare più a una difesa comune, mettere a repentaglio la nostra sicurezza. Isolarci dall'Europa significa uscire da un perimetro di valori fondanti che sono nella nostra Costituzione. Noi non abbiamo nessuna volontà di far sgretolare la nostra democrazia e le nostre libertà. Ed è per questo che pensiamo con tutta la nostra forza che il fronte riformista debba essere unito. E noi ce la metteremo tutta per costruire questa unità e anche per chiedere conto di quello che è accaduto negli ultimi mesi. Io credo che le ingerenze nella campagna elettorale da parte di soggetti stranieri saranno molto forti, ed è anche per questo
che noi chiediamo sempre a tutti i partiti una cosa, l'ho chiesta ieri e la chiedo di nuovo oggi, giusto per togliere qualche dubbio, qualche ombra, che sono più delle luci, sui legami tra partiti politici italiani, leader politici italiani e mondi economico-finanziari e politici russi, noi non vogliamo rivolgere accuse. Chiediamo solo una cosa, sottoscriviamo insieme la formazione appena comincia la nuova, appena inizia la nuova legislatura, di una commissione parlamentare d'inchiesta per accertare i legami tra le forze politiche italiane e i mondi politico, economico e finanziario russi. Vediamo se c'è qualcuno che non è d'accordo, probabilmente abbiamo trovato già qualcuno che ha qualche dubbio. Vorrei che fosse chiara una cosa, per noi la cultura di governo è un orgoglio, non è una vergogna. Stiamo venendo da un periodo nel quale chi sostiene che serva governare, serva stare al governo, è uno che vuole per forza mantenersi il ruolo, la poltrona, non vuole far cadere la legislatura per non andare al voto, per non far esprimere gli italiani. Invece noi pensiamo semplicemente che andare al governo richiede coraggio. Non andarci è anche la posizione più comoda. Noi siamo quelli che vogliono mettersi in gioco, vogliono provare a cambiare questo paese dal governo e, per fare una citazione, non esistono imprese impossibili, esistono solo imprese da realizzare con impegno civico, che è la nostra forza politica che da oggi si mette in cammino e guarda al futuro dei prossimi decenni. Non stiamo guardando solo al 25 settembre, guardiamo ai prossimi anni, tutti quanti insieme, per cambiare l'Italia e per migliorarla, e sono sicuro che gli amici di viaggio sono di prima qualità. Grazie davvero. Adesso chiedo a quelli che sono intervenuti di venire qui e mostriamo il nostro logo. Allora sì, inviterei tutti i relatori a salire qui sul palco insieme. Grazie a tutti per essere stati con noi e buona giornata.